Nel tentativo di fermare la disgregazione dell'Iraq, il segretario di Stato statunitense John Kerry vola a Baghdad per incontrare il premier sciita Nouri al-Maliki. Una visita a sorpresa per rimarcare la richiesta di Washington di formare un governo di unità nazionale che includa le diverse anime della comunità sunnita, solidale con l'insurrezione degli estremisti islamici. A difendere l'Iraq, inoltre, c'è un esercito allo sbando, scarsamente equipaggiato e ridotto ai minimi termini da decine di migliaia di defezioni. Baghdad è blindata, ma i jihadisti sunniti continuano ad avanzare e controllano le frontiere con la Siria e la Giordania. In diversi casi, i soldati governativi si danno alla fuga.